Siamo con l'assessore Lucia Tanti. Insomma, la notizia di questi giorni attesa da tante famiglie è come e quando saranno disponibili questi buoni pasto. Allora, l'erogazione dei soldi dovrebbe avvenire nella giornata di oggi. Già ieri la distinta c'era, quindi dovrebbero arrivare, credo, se non oggi, massimo domani mattina, ma sono in via di arrivo i 525 mila euro, così come ripartiti a livello nazionale. Siamo in contatto da ieri con ANCI Toscana per redigere, diciamo così, la lista dei criteri per individuare i soggetti che ne possono avere diritto, cercando di mantenere una posizione, come dire, piuttosto coordinata, piuttosto uniforme, evitando cioè di fare delle discrepanze tra un comune e un altro in maniera troppo preponderante. Poi è chiaro, ogni comune può decidere e deciderà in maniera libera, però abbiamo ritenuto che, essendo una emergenza nazionale, fosse responsabilità dei sindaci e degli assessori al sociale trovare una modalità piuttosto uniforme per individuare gli aventi diritto, che comunque saranno coloro i quali sono entrati in una condizione di estrema difficoltà a seguito del Covid-19, quindi è evidente, non si tratterà di persone che, pur rimanendo a casa, hanno potuto mantenere lo stipendio oppure lo hanno in parte decurtato, ma sostanzialmente non hanno perduto il lavoro. Cioè, la misura è nata ed è finalizzata a quelle persone che lavoravano, non hanno lavorato e, non lavorando, non hanno potuto percepire lo stipendio che in genere percepiscono quando lavorano. Quindi è evidente che è una fascia di persone che non sono nella stragrande maggioranza note ai servizi sociali, né di questo comune né degli altri, ma che sono cosiddette persone nuove, cioè che fino ad ora probabilmente ce la facevano praticamente bene da sole e che ora in questa fase non ce la fanno. Questo è il target prioritario al quale noi dobbiamo riferirci. La modalità di erogazione sarà assolutamente priva di burocrazia, quindi vi sarà un modulo, un'autocertificazione, puntando molto sulla fiducia nei confronti dei cittadini. Faremo i controlli evidentemente, ma non li faremo ora perché ora non si perde tempo a fare i controlli, li faremo semmai dopo. Quindi chiederemo degli elementi di codificazione della condizione economica che successivamente verificheremo, ma non ora. E questa autocertificazione sarà inviata direttamente al comune, il quale produrrà un numero quantitativo di buoni che verranno consegnati alle famiglie, le quali poi li spenderanno negli esercizi commerciali che avranno aderito, e abbiamo fatto stamattina un incontro con le categorie economiche, proprio perché siano tutti gli esercizi commerciali, non solo la grande distribuzione, ma anche il piccolo negozio di vicinato che è rimasto aperto e che è bene e che è giusto, in una logica di comprare italiano, comprare retino, valorizzare coloro i quali sono in prima linea anche nelle periferie, ma soprattutto in quei negozi magari non grandissimi, ma che sono lucidi attività nella città di Arezzo. Quindi questo è un po' il lavoro. Nella serata di stasera dovrebbe arrivare, se non è già arrivato, ma dovrebbe arrivare una sorta di modulo di ANCI che poi guarderemo insieme, e quindi io direi che nei prossimi giorni dovremmo essere operativi, cioè il nostro obiettivo è essere operativi entro la fine della settimana. Ecco, allora, entro la fine della settimana o quando sarà, i cittadini cosa devono tenere sott'occhio? Il vostro sito, gli arriverà una lettera, si devono presentare da qualche parte? Allora, la lettera no, perché non sappiamo chi sono, essendo cittadini mai conosciuti o in parte non conosciuti ai servizi, dovremmo scrivere a tutti i 44.000 nuclei familiari, perderemmo tempo. Quindi il sito del Comune di Arezzo sarà sicuramente il sito principe per poter scaricare il modulo, ma poi sarà cura nostra, grazie anche all'aiuto vostro, di poterlo far transitare nella maniera più capillare possibile, anche utilizzando tutti quelli che sono i canali di supporto sia del volontariato, sia del terzo settore, sia delle possibilità più ampie possibili di darne informazioni. Ma mi pare ci sia una tale e giusta attenzione che, insomma, non dovrebbe sfuggire.